L'amministrazione comunale venariese sta pensando alla riqualificazione del percorso pedonale del sottopasso di via Motrassino. Lo stato in cui verte ricorda la scomparsa di Alessandro Belvedere, il quindicenne che fu investito nel 2016 mentre attraversava la strada per tornare a casa. Lui e i suoi amici avevano scelto di non utilizzare il sottopasso perché buio e per niente sicuro. Ieri, giovedì 22 marzo, è stato effettuato un sopralluogo dal consigliere Elena Genco, dal dirigente Innovazione Cipollina, Briguglio della Protezione Civile, l'assessore all'ambiente Marco Allasia, i tecnici CDU e i dirigenti ASM per verificarne lo stato. Il consigliere Genco ha dichiarato che stanno lavorando per garantire innanzitutto la sicurezza tramite l'installazione di telecamere e che in seguito al sopralluogo sono emerse molte delle criticità. Gli interventi da fare sono numerosi, dall'illuminazione alla manutenzione, ma che sia necessario restituire decoro e pulizia all'area. Anche per questo si sta ragionando sulla possibilità di aprire una manifestazione di interesse per artisti, writer o studenti che vogliono dipingere le pareti con murales e disegni.